poi non so mai che cosa dire. Teledurruti, Paola Pitagora, la incontro qui al mercatino dove veniamo a vedere le cose. C'è un cane che ce l'ha con noi. Meraviglioso. E mi dice che il suo fiato d'artista, un libro che è uscito qualche anno fa con Sellerio. Quanti anni fa è uscito? Tanti, nel 2001 è uscito. Poi è stato riedito. Sì. Guarda che quella cagna è dolcissima, ha fatto amicizia con una cagna bianca. Tu la devi coccolare. Ha bisogno delle tue coccole. Lo so, ma mica me la posso tenere in braccio. No, però non la... Torniamo all'argomento. Mette in scena al Teatro Vascello di Roma. Quando? Il 29 novembre debuttiamo. E cosa racconta Fiato d'Artista? Allora, raccontiamo quella stagione di Piazza del Popolo. Che significa Piazza del Popolo? Le persone non lo sanno, spiegami. Anni 60, scuola, pittori e la sottoscritta. Artisti. Io sarò in scena come Remember e ci saranno due giovani attori che faranno rispettivamente Mambor giovane e la sottoscritta. Renato Mambor e la sottoscritta. Però io filmati, immagini, che ricorderò i miei amici pittori. Chi sono? Fai i nomi. Erano, ahimè, sono rimasti. Vabbè. Si chiamavano appunto Mambor, Cesare Tacchi, Mario Schifano, Cunellis, Festa, Pino Pascali. Tu c'avevi il teatrino di Pino Pascali. Quello me lo regalò, ma lo racconterò lì, venite a teatro. No, veniamo a teatro. Ma io adesso devo andare. Ma ti vesti pure da Lucia Mondella con la cosa qua in sì, testa? Sì, naturalmente. I cioè, pizzi in testa? Assolutamente sì. Ti voglio bene. Anch'io. Ciao. Paola Pitagora, un abbraccio. Ciao. Fammi scappare, Teledurruti.